Nuovo video Get Ready With Me, che non lo faccio da anni forse, sì, direi di sì. E ho deciso oggi, visto che mi devo appunto preparare e poi esco, di registrare un Get Ready With Me, così chiacchieriamo un po' insieme e nel frattempo appunto vi trucco e vi mostro magari qualche prodotto nuovo all'azione. Voi come state? Sono completamente struccata, proprio non ho nulla e parto senza primer viso perché, come sapete, non li utilizzo tanto, solo in occasioni speciali, e direi che oggi non è un'occasione speciale. Questo è il nuovo fondotinta di Clarin, che è il 107, tra l'altro come colorazione perfetta. Ve l'ho fatto vedere nel video sulle scoperte. E questo appunto è lo Skin Illusion idratante, fondotinta naturale idratante SPF 15. Mi piace tantissimo, ha un effetto naturale sulla pelle, la uniforma e non, insomma, copre il giusto. Sapete che a me non piacciono molto i fondotinta molto molto coprenti. Allora, il fondotinta è questo, stupendo, pack veramente bellissimo. Questo l'ho comprato dalla mia amica Manuela Rodriguez. A volte lo applico al contagocce, a volte lo applico col pennello. Ne ho uno nuovo, abbastanza recente, di Essence, oppure con la blender, con la beauty blender inumidita, questa poi un po' più piccolina. Ora proviamo un po' con la blender, di solito uso i pennelli, però dico vabbè, dai, proviamo. Allora, cosa ci raccontiamo? Aspettate che sì, da lì non mi posso vedere e quindi prendo il mio specchio. Io questo lo utilizzo tra l'altro tutte le mattine per truccarmi, quindi prima di andare al lavoro. Vedete che è leggerissima, leggerissima come fondotinta, e comunque a me piace veramente tanto. È proprio tra l'altro la mia tonalità, e ne metto qualche goccina in più perché purtroppo la blender sappiamo che si mangia una buona parte di fondotinta, però se comunque questa è inumidita e comunque appunto questo fondotinta l'ho comprato dalla mia amica Manuela e è fantastico, mi piace proprio tanto e sono contenta di averlo preso perché mi illumina la pelle, me la migliora la grana, uniforma molto molto bene appunto l'incarnato, e quindi per me è un fondotinta promosso, uno dei migliori sicuramente. Direi che io ne metto sempre poco, non ho molto da coprire, non ho molte discromie, però direi che va bene così. Voi cosa dite? È molto molto bello. Poi andiamo ad applicare il correttore e nel frattempo vi racconto un po' il rientro e al lavoro dopo 17 giorni di ferie. È stato traumatico per me e i miei colleghi, e diciamo che tutte queste ferie forse ci hanno fatto anche male, scherzandolo diciamo, perché insomma il rientro è stato veramente traumatico perché così tanti giorni di ferie non l'abbiamo mai fatti, mai mai mai. C'era chi lavorava magari fino al 24 e poi andava in ferie e tornava per Capodanno e viceversa, no? Quindi ci siamo sempre dati il cambio, in questo caso no. Adesso vado a prendere il correttore. Come correttore, cade tutto, come correttore utilizzo questo di Nabla, mi piace tantissimo, è il close up, e io lo indosserò nella tonalità cream beige. È veramente un correttore fantastico a mio parere, copre il giusto, nel mio caso non deve coprire molto perché per fortuna non ho problemi di occhiaie. Ha un'azione lifting, io noto che mi lifta proprio questa zona. Ora vediamo un po', ne metto proprio tre puntini. È un applicatore meraviglioso che, volendo, come forse vi ho già detto, si può utilizzare come fondotinta, nel senso che insomma
se volete fare una cosa veloce, potete fare una cosa così veloce proprio utilizzandola, un po' mettendola. Io a volte lo faccio perché appunto non ho grandi problemi. E poi lo picchietto e vi faccio vedere come apre l'occhio. Vabbè, è assolutamente un promosso come correttore, lo adoro. Adesso, tra l'altro, mi ero dimenticata di mettermi un po' di burro cacao, che è questo di al verde alla calendula, che io tengo sempre in borsa perché a Genova con il vento io ne ho sempre bisogno, e lo andiamo a mettere anche dall'altra parte, ok? E quindi cosa vi volevo raccontare? Vi volevo raccontare che appunto le ferie ormai sono un lontano ricordo. Sono stata appunto a Innsbruck. E io e mio marito amiamo molto viaggiare. Appena possiamo, prenotiamo da qualche parte. Abbiamo prenotato qualche giorno a Londra, con partenza mi sembra il 28 e torniamo il 3 marzo, quindi siamo tipo 4 giorni e siamo contentissimi. E prima invece andremo in Costa Azzurra. Un weekend, perché insomma ci piace tanto, e comunque già febbraio, i primi di febbraio è bellissimo, quindi andremo magari sabato, l'ultima serata del Festival di Sanremo, come facciamo ogni anno, andiamo un po' così in giro, no? L'anno scorso abbiamo incontrato qualche cantante, facevano interviste, e insomma è bello anche così il clima, no? E poi nel primo pomeriggio andiamo a Mentone e poi lì ci fermiamo fino a domenica pomeriggio, e ci piace molto, quello sì. E quindi abbiamo prenotato entrambi, cioè uno è proprio un viaggio e uno è un weekend, e quindi appena possiamo fuggiamo. E questo penso che sia un po' una cosa che a chi piace viaggiare, insomma una cosa che ci accomuna tante altre coppie. Che appunto, se possono, prendono il volo verso nuovi lidi, e quindi, insomma, se c'è la possibilità, lo facciamo. Adesso vado ad applicare il primer, e io utilizzo sempre questo di Urban Decay, che è quello anti-aging, fantastico, il mio preferito proprio in assoluto. Avevo detto che facevo, insomma, una volta cresciuta la frangetta, avrei fatto i, come si dice? Non mi viene la parola. Il ciuffo, insomma, no? Invece no. Invece no. La continuo a tagliare un pochino e basta. E quindi, insomma, è così. Facciamo gli occhi. Allora, per quanto riguarda gli occhi, ho preso due palette. Una di Makeup Revolution, ok? Che è questa, e si chiama Reloaded Neutrals 3. Ve l'ho fatta vedere sicuramente nelle scoperte, mi è piaciuta tanto, l'ho già utilizzata qualche volta e quindi pensavo di proporvela. E l'altra, vediamo se qui c'è un chiaro. No, non mi sa che neanche in questa. Vabbè, fa lo stesso. Questa invece l'ho presa da Primark ed è la PSM Amber Passion, che ovviamente si ispira alla Huda Beauty, e molto carina. Anche questa l'ho già utilizzata, come potete vedere, non è niente male. Io direi di partire da questa, mi è piaciuta davvero tanto. Allora prendo un pennello, prendiamo questo di Zoeva per la piega. Questo è il Craze 228, non so se esiste più perché cambiano spesso. Non so se ci avete fatto caso, e nella piega andrò a mettere, ora fatemi pensare, sono un attimo indecisa, non mi sono molto preparata come potete vedere. Mettiamo, no, prendiamo questa palette, mettiamo questo qui, non c'erano i nomi, no, ci sono i numeri forse, sì, comunque prendiamo il numero 9, ammesso che sia questo, non so. Sono un po' polverosi, ma chiudiamo un occhio
e andiamo, scusate, e andiamo a metterlo proprio nella piega. E iniziamo quindi a sfumare come se non ci fosse un domani. Andiamo un po' anche in alto, tirando un po' su e sfumiamo. E devo dire che si sfumano benissimo. Piace molto questa palette. Prendiamo l'altro di qua e lo mettiamo qua. Sono colori in questa palette un po' caldi e un po' freddi. E quindi mi piace. Piace molto. Io che comunque mi trucco sempre in modo molto basic. Però devo dire che, non so voi, ma mi sta piacendo come sta venendo. Vi ripeto, io non faccio mai trucchi di questo tipo, proprio raramente. Sono sempre molto terra terra. Poi ho fatto così un po' più ampio, che non mi ricordo, questo l'ho utilizzato, ma non me lo ricordo più. Lo applichiamo qui nella parte centrale, poi qui nella parte più interna volevo mettere l'oro. Vediamo, facciamo delle prove a capire se questi colori mi stanno bene oppure no. Ho sempre questo dubbio perché li utilizzo poco, sono sincera. Però devo dire che non mi dispiace affatto. Giro il pennello e volevo applicare, sì, magari se non mi cadesse sarebbe l'ideale. Vorrei applicare un loro. Sì, guardate che bello che è. Allora, adesso ho applicato questo. Bellissimo. No, mi piace un sacco questa palettina. Sì, dai, mettiamoci un po' di questo. Una puntina. Messo proprio poco, però inizia a vedersi. Bello. Adesso vado a poi sfumare il tutto. Potrei mettere, perché non ho portato matite, e potrei mettere nella rima sottostante. Facciamo delle prove. Mettiamo questo. Tra l'altro sono pigmentatissimi in un modo pazzesco. Bello. E poi vado ad applicare sopra il colore che ho messo nella sfumatura, a fare un po' questo gioco. Poi sfumo. Cosa dite? Carino, sì, dai. Per chi come me non si sa truccare, va bene. Adesso prendiamo un bel pennello da sfumatura, tipo questo di Essence, e iniziamo a sfumare bene tutti i contorni. Bello, ne metto un po' di più nella piega, aspettate. Pensavo di mettere un po', intensificare la piega. Vediamo. E sfumiamo. Non mi dispiace, anche se non sono abituata a questi. Voi cosa mi raccontate intanto? Avete qualche viaggetto in programma? Avete qualche weekend fuori porta? Ma sì, dai, non mi dispiace per niente. Va bene. E altri colori? Volevo prendere questo più chiaro e sfumare ancora meglio questo, il colore più chiaro della palette, e sfumare un po' i contorni e poi direi. Non sono neanche, io ho detto che sono polverosi ed è vero, però
non c'è stato nemmeno fallout più di tanto. Davvero? Belli. Sera da mettere adesso però il correttore. Intanto facciamo le sopracciglia. Facciamo le sopracciglia con la mia matita di Kiko. Pettino un po' le mie sopracciglia, che sono veramente quasi inesistenti. Cioè, nel senso che sono poche, ne ho rade, insomma, sono. Cerco di non discostarmi troppo da come le ho, cioè come le avevo, diciamo, anche la forma, e direi che vanno bene. Poi a questo punto vorrei aggiungere un pizzico di correttore, sistemare al meglio la zona, no? E adesso passiamo al mascara. Allora, prima del mascara pieghiamo le ciglia, che io spesso lo dimentico questo passaggio, anzi proprio sempre me lo dimentico. Perfetto. Ok. Poi applichiamo il primer. Come primer io ne ho due che sono entrambi fantastici. Uno è low cost, è quello di Essence, che sicuramente conoscerete, che però applicheremo in un altro video. Quello vecchio lo conoscete perché ve l'ho già fatto vedere. E adesso applichiamo questo che è di Sensai ed è un primer fantastico che ne ho ancora un po', ma sta per finire, che è un primer eccezionale. Che io adoro, anche se appunto sta finendo, ma lo ricomprerò. E allora, già da solo fa il miracolo perché le allunga, le volumizza, le spessisce, insomma, fa già parecchio. Ma ora ripeto, è quasi finito, quindi non può fare chissà che, però. Ha proprio una pasta, non so se già si vede. Pazzesco. Ora facciamo anche l'altro occhio. Vedete come le colora, come le allunga, come le volumizza. Pazzesco, veramente, mi piace tanto. E adesso andiamo a utilizzare il mascara. Che per me è una novità, nel senso che l'ho preso dalla Manu a dicembre, ed è il Monsieur Big, Monsieur Big, sì. Questo è lo scovolino, non so se conoscete questo mascara, ma è qualcosa anche questo di pazzesco, quindi mi piace tanto. Considerate che io non ho grandi ciglia, cioè quindi eccoci. Piace da pazzi, veramente. Vado però a utilizzare e a stendere il blush. Poster, eccolo qua, di Neve Cosmetics, che allora a vederlo qui sembra, e non so, ditemi voi, un malva, quindi freddo. Poi, una volta applicato sulle guanciotte, si trasforma, a parte che ne ho messo una quintalata, adesso ci sarà da ridere. Vedete? Cioè, il colore poi stupendo. Io veramente sono pazza di questo
di questo blush, e quando l'ho indossato in qualche video mi avete tempestato di domande. Che blush hai? Bellissimo. Passiamo poi alle labbra, rimettiamoci la frangetta. E che dovrò un po' andare a tagliare, anche se mi piace lunga. Passiamo al rossetto. Per quanto riguarda le labbra, vado ad utilizzare un rossetto che ho preso nei saldi da Sephora ed è un Diorific Matte. Ora non so se ci potrebbe stare bene come colore, ma ormai ho questo. E la scontato è il 40% da 37,50 a 22,50. È un colore stupendo. Vabbè, il pack è questo ed è qualcosa di pazzesco. Questo è, non so, potrebbe starci bene, come no, ma vediamo. Intanto vado a prendere la matita labbra. Come matita labbra io ho scelto questa di Alverde, che è la numero 15 Aubergine, e in effetti il colore dovrebbe essere il suo, perché ho un po' fatto una ricerca tra le mie migliaia di matite labbra che poi non uso tanto, invece dovrei usarle e come. Ok. È bellissimo. L'unica cosa, sì, non mi convince magari l'abbinamento con il blush. Ma è veramente stupendo. Il blush mi sembra che ne ho messo di più di qua e qua meno. Un po' sul naso. Beh, è un trucco molto strong da sera. Un trucco dove, insomma, non andrei di certo in ufficio. E questo è il risultato finale. Fatemi sapere se vi è piaciuto, se questi prodotti li avete mai provati. Insomma, fatemi sapere un po' la vostra. Un bacio e al prossimo video. Ciao!